Eh, mi resta molto difficile parlare di Giulietto al passato, mi resta difficile parlare di Giulietto che non c'è più, perché so che anche per voi di Pandora è sempre stata una presenza e per me è sempre stata la presenza di un amico. Eravamo legati da un rapporto di amicizia molto 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 profondo io per salutarlo insieme a voi parlerò più del mio amico fraterno giulietto che del giulietto giornalista del giulietto politico non perché le due cose siano separate anzi sono assolutamente congiunte io credo che un buon giornalista un buon politico debba avere dentro di sé la qualità dell'amore la qualità della lealtà la qualità dell'affettività e io tutte queste qualità in giulietto non solo le ho trovate mo, ma ho avuto modo di viverle a fondo, molto a fondo Abbiamo fatto un lungo viaggio insieme, io e Giulietto. Un viaggio, il primo è addirittura disegnato sullo sportello della sua Lada Niva, che adesso è ad Antiparos in Grecia. La portammo insieme da Mosca ad Atene nel 99, attraversando diverse repubbliche ex sovietiche in quel periodo in cui. Quelle zone erano, erano in realtà macerie sociali, macerie politiche. E sullo sportello, quando arrivammo in Grecia, io disegnai la, la faccina sua, la faccina mia, a caricatura i chilometri che avevamo percorso e una freccia che univa Mosca ad Atene. Ecco, dopo quel viaggio lì, tanti altri sportelli avrei potuto disegnare ne abbiamo fatti tanti altri insieme, nell'Afghanistan devastato dalla guerra, e in tanti tanti altri luoghi e anche nelle vacanze che passavamo sempre insieme in Grecia. Il viaggio era una costante di Giulietto e l'accompagnarlo e l'essere con lui era anche una mia costante, anche quando non c'ero fisicamente. E quando si fa un viaggio insieme, a volte i percorsi si dividono, ma per noi la strada è rimasta sempre quella. Io sono stato in disaccordo, a volte anche molto, molto duro, rispetto ad alcune posizioni che Giulietto aveva, che Giulietto ha preso, e ne discutevamo. Ne discutevamo fino a, ad azzuffarci. Ma la zuffa, la discussione, era contraddistinta da una passione comune, da un'onestà intellettuale comune. E questo non poteva essere messo mai in secondo piano. È stato l'elemento che ci ha sempre unito. Io credo che Giulietto non abbia mai pensato che alcune mie posizioni diverse dalle sue fossero dettate da interesse, da opportunismo o da chissà cos'altro, come io non ho pensato delle sue. Erano tutte posizioni sincere, in cui si credeva, in cui lui credeva, in cui io credevo, e anche i conflitti che avevamo, erano conflitti, io li definirei nobili, li definirei nobili perché erano conflitti onesti dove quell'amore di cui vi... Ho parlato con cui ho iniziato a parlare di giulietto non veniva e non è mai venuto meno io chiuderò qui questo mio piccolo ricordo ma lo faccio volentieri su pandora che era la sua creatura alla quale io non ho partecipato se non un'intervista che mi ricordo mi fece quando ero di ritorno dal Donbass, o se no qualche disegno per pubblicizzarla, per pubblicizzare la sua televisione. Lui era molto legato a Pandora e quindi io credo che sia per me un dovere, ma anche un piacere, ricordarlo a voi che seguite, che seguite Pandora nella speranza che continuiate il, il suo lavoro. E vi ripeto, faccio... Un po' fatica, eh, come ho detto, a parlare di Giulietto dal passato, faccio fatica a pensare che le parole che sto dicendo sono un necrologio. Ma forse può avere un senso fargli questo necrologio in casa sua, in casa di Pandora, perché ne ho visti tanti, troppi, di necrologi su quelli, su una parte della stampa che lui chiamava il mainstream intrisi come al solito di luoghi comuni, di banalità di... e anche se mi consentite di molta ipocrisia, di presa del... di distanza. Ecco la differenza fra un giornalista, un politico che vive le sue dimensioni con passione e chi le vive soltanto come un mestiere. E sta bene attento a non disturbare troppo con quello che scrive, dice ed altro. Se c'è un problema che Giulietto non ha mai avuto, era quello di non disturbare. Giulietto voleva disturbare ed è riuscito a disturbare. E anche in quello, credo che la nostra intesa fosse veramente molto più profonda. Di quanto potessero essere i nostri dissensi, che però abbiamo vissuto insieme anche quelli con tanta, tanta passione, con tanto, tanto amore. Sì, amore, perché io a Giulietto gli voglio bene.